tutti, bentornati in questo nuovo video con le nostre creazioni in resina. Come potete vedere, ho fatto un bel misto, ho un bel po' di colori da farvi vedere, qualche stampo che avevo fatto io in precedenza con la gomma siliconica, ma state tranquilli che comunque ne vedrete ancora, ho solo dovuto cambiare fornitore. Partiamo subito con i più semplici, le mie amate basi per cameo. Solito miscuglio, è carina! Bella Milamento tutti e tre! Sì, mi piace! A parte questa macchia in mezzo che poteva evitarsi, quella piccolina che ormai si era già staccata. Normalissima, semplice nera con qualche glitter in lontananza, ma proprio molto in lontananza. Sempre bicolor. Bella questa, mamma mia, come ho glitterato! Sì, mi piace. Un'altra bicolor che se la si guarda da dietro è veramente orrenda, sperando che davanti sia migliore. Beh, mica tanto, no. Non mi piace. Non so poi se si vedono, questa base per cameo ha tanti bei teschietti sui lati. No, devo ammettere che non mi piace per niente. Bene, passiamo al gufo, che anche questa ha teoria dei glitter. Sì, molto in teoria. Beh, direi che è una bellissima base per cameo completamente nera, perché i glitter sono solo dietro. Ma va bene. Questa, io perdo stampi, è solo glitterata, almeno su questa non ci sbagliamo. Non ho messo colore acrilico e ho solo lanciato glitter in abbondanza. È bellissima. Abbiamo l'ultima base, che è questa, con uno stampo che ho fatto io l'ultima volta. Incrociamo le dita. Beh, direi che è venuta molto bene, quindi lo stampo è ultra approvato. Questa bicolore almeno è venuta con un po' di senso logico, è venuta quasi uguale nei lati con l'arancione e col verde, un minimo di senso logico e non questa cosa, ma va bene lo stesso. Un ossicino semplice semplice, che anche questo volevo riprodurre, però mi sono accorta troppo tardi che l'avevo fatto molto leggero. E poi, come potete vedere, lo stampo è veramente ultra rovinato e quindi viene tutta quella maculata orribile sopra. Sì, direi che questo stampo può anche finire nel bidone. Un altro dei miei stampi da testare. Bellino! Anche qua avevo preparato, in realtà doveva essere completamente tutto viola glitterato, ma ne avevo preparata poca e qua c'è una bolla. Ne avevo preparata molto poca e quindi non ero riuscita neanche a coprirne metà. Il verde è arrivato in soccorso in un secondo momento. Scusatemi, è crollato malamente il polipo che regge la fotocamera e quindi ho ribaltato tutto. Dicevo, a parte questa mega bolla, era venuto veramente molto bene, o perlomeno a me piace molto. Bell'abbinamento il viola e il verde sempre. Un semplicissimo teschietto, sempre super glitterato e con uno stampo che avevo fatto io. Abbiamo un mix da questo stampo e sono un po' di caramelle. Questa l'ho fatta in trasparenza e così come questa, sempre molto, fa tipo caramella gommosa nel vero senso della parola, liquirizia e un'altra caramellina. Perché questi qua poi ho cominciato a farli perché invece che fare delle basi per cameo completamente riutilizzando gli scarti, visto che avevo questo stampo che è un... Mamma mia, la bolla! Che due scatole! A farla pure vedere. Questo è obbrobrioso, è pieno di bolle. Dicevo, invece che sprecare
gli scarti di resina per realizzare le solite base per cameo, visto che questo stampo è piccolo, preferivo riutilizzarle per fare questi ciondoli piccolini. Però non ce n'è uno che non sia venuto pieno di bolle, almeno questi del bonbon. Che schifo. Torniamo alle caramelle che sembravano, sì, molto più carine. Ultimi due, c'è un'altra liquirizia e un'altra bellissima caramella che è molto in tinta con le mie unghie. Carini. A parte qua che mi sono tirata un'unghiata. Non riesco a tenerle lo smalto sistemato per più di mezz'ora, impressionante. Questa bellissima bara, anche questa super glitterata, è bellissima. Col cuoricino. Un po' di Sailor e questa è bellissima come abbinamento, nel senso che ho solo ed esclusivamente aggiunto glitter gialli fluo in maniera esagerata. E l'effetto è questo, non fate caso al verde, era del residuo di resina vecchio, però è bellissimo, è super glitterata, mi piace da matti, super fluo, e sempre di Sailor Moon c'è lei, con lo stesso abbinamento di colori che avete visto finora. Bellissima! No, è fantastica. Avrei potuto differenziare la luna da Sailor Moon stessa, però mi piace veramente tanto ed è super abbinata con la base per cameo. È bellissima. Sì, mi piace. Guardiamo questi micro fiocchetti che adoro sempre e poi passiamo alle ultime creazioni con gli stickers. Poi i buchi. Bellino, ecco questo almeno è venuto bene, non ci sono buchi, sembra. Piccolino sempre uguale, un altro arancione che almeno questa si salva, perfetto, e questa super glitterata, ui, cade tutto di nuovo come la base per cameo. Che bella, mi piace da matti. Bellissima. Ok. Visto che ci siamo dilungate un po' troppo, vediamo di fare un po' in fretta, altrimenti vi tengo qua su questo video tutta la giornata. Allora, primo con Minuto e gli Aristogatti. Bellissimo. Questi sticker sono ultra sbruccicosi e io ho esagerato con i glitter sotto. Adoro gli Aristogatti. Da brava gattara. Non potevo avere cartone animato preferito diverso tra le altre cose. Questa è in rosa e abbiamo Hello Kitty, solo che ho fatto un po' di pacciugo. Ho messo più glitter da una parte, poi non si sa bene perché si sono spostati tutti e qua è rimasto solo un colore dietro, ma vabbè. Quest'altra in fucsia. Bellino! Con un altro personaggino di Hello Kitty, che non ho idea di chi sia, ma sarà una sua amica. Tutto glitterato in viola e fucsia. E l'ultimo verde acqua che ultimamente sto riprovando come colorazione, mi piace veramente molto. E voilà! Anche questa super glitterata e con un sacco di stelline. Sempre con Hello Kitty. Sì, mi piacciono tutte. Devo ammettere che a parte un paio che ho trovato con qualche bucanino di bolla varia, non mi dispiacciono le altre. Spero che anche a voi comunque vi siano piaciute le creazioni. Se è così, ricordatevi sempre di lasciarmi un bellissimo like e noi ci vediamo alla prossima.